I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness if you wanna play tough. Ciao ragazzi, come vedete zaino in spalla e oggi pomeriggio sono venuto con l'amico Giuliano, che conoscete già, un amico anche del canale, del famoso Vespa Club Gorfigliano. Mi ha invitato molto gentilmente a fare un sentiero molto carino, sicuramente, anche se io non lo conosco, mi fido ciecamente di lui, e quindi facciamo due passi insieme. Vi ho fatto vedere i cartelli iniziali, poi vi farò vedere meglio anche come si raggiunge in caso voleste anche voi venire a fare una scampagnata da queste parti. Penso che sia proprio fantastico perché c'è un fresco stupendo. Probabilmente qualche cinghiale deve essere passato, ma qualcosa mi fa pensare di sì. Io sinceramente non conosco bene la differenza tra le spighe, siamo un po' indecisi se possa essere farro o grano. Questo non toglie che però è veramente uno spettacolo, guardate che campo. Allora ragazzi, vi rifaccio vedere un attimo velocemente dove siamo, questo posto che sembra il Mulino Bianco, mi viene in mente a guardare queste distese con questa casa in mezzo ai monti. Qua ci si chiama località Debbia ed è stupendo, diciamo che è un boh 20-25 minuti di sentiero bellissimo, peraltro percorribile anche in bici per chi volesse, ma quello che mi ha colpito ancora di più è che Giuliano giustamente mi ha fatto vedere questa panchina con un tavolo e poi qua una cosa particolare che ho detto, ma qualcuno aspetta posta? Invece, guardate qua che cosa hanno fatto, un pensiero veramente spettacolare. Proprio tipo come quando arriviamo nei rifugi di montagna, che c'è tanto di libro per lasciare, ecco, una dedica, una firma del nostro passaggio, e in più anche dei libri da leggere, nonché, ragazzi, addirittura degli occhiali se qualcuno avesse qualche problema di vista, una penna, veramente ganzissimo in questo posto. Infatti c'è scritto, vedete, libri e pensieri in libertà. Un pensiero stupendo veramente. E poi insomma, guardate qua, uno si può sedere su questa panchina, dove sono qua con la lana, con il suo tavolo davanti, magari si porta, come dico sempre, una buona biretta e ecco qua, un buon libro. È un ottimo panorama, bellissimo. Siamo pronti per ripartire, abbiamo fatto una piccola pausa,
Quindi ringraziamo, perché ho letto chi ha fatto quest'opera, che peraltro devono essere i proprietari di questa bellissima casa, a quello che siamo riusciti a capire, si chiamano Isa e Roberto, hanno avuto veramente una bellissima idea di creare questa piccola oasi qua al fresco per ristorarsi, volersi fermare, leggere un buon libro, come abbiamo visto, e perché no, come abbiamo detto, se uno si porta qualcosa, anche volendo fare un piccolo picnic, comunque una pausa sicuramente gradita, bravissimi! Attenzione, che nessuno si avvicini. Siamo usciti dal sentiero, adesso siamo qua nel paesino di Castagnola e non poteva mancare uno scorcio del genere, guardate che spettacolo. Proprio sopra il lago di Gramolazzo. Facendo ritorno al nostro bosco giardino, la passeggiata è stata veramente spettacolare, ringraziamo di cuore io e Lana, l'amico Giuliano e tutto il Vespa Club di Corfigliano, di cui lui fa parte, per avermi indicato questo bellissimo posto, ci tornerò sicuramente e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.